stiamo muovendo per farlo. Siamo venuti oggi qui in via dell'archeologia in Sesto Municipio, il Municipio delle Torri, per ascoltare i cittadini, per vedere anche come stanno proseguendo questi lavori di rifacimento del manto stradale a via dell'archeologia. Sostanzialmente qui alla fine avremo strada e marciapiedi rifatti, sì, alberi, sì, votati. Marciapiedi, alberi votati, tutto il percorso e niente. Una riqualificazione generale. Una riqualificazione generale di questo tratto di strada, perché effettivamente erano... Quasi un ventennio che soffre questa forse strada. Vent'anni che non si rifaceva. Vent'anni che non si rifaceva. Chiaramente i cittadini ci hanno fatto notare che qui sono, mi dicevano, dagli anni 80 qui ci sono case popolari che non si interviene, per cui ci sono problemi di ammaloramento, di infiltrazioni, di tubi rotti, e sarà mia cura accertarmi presso l'ufficio presso il Dipartimento Patrimonio a che punto sono le procedure di gara per intervenire su questi immobili. Buongiorno, molto lieta, felicissima. Ma dalla parte di là, internamente, che ci sono dei vini altissimi, tante persone sono allergiche e chiunque viene, ci sono le strade sempre sotto i garage, delle buche enormi, noi dobbiamo pagare io sono molto calmiamo, siamo calmi. Vabbè, allora, siccome tanto sono alberi nostri, le pauzie, ecco qua, ce le facciamo fare noi, lo facciamo, scusa, secondo solo. Aspetta. Un controllo lo facciamo fare, visto che abbiamo scoperto che sono alberi di case ERP? Sì. Fatta denuncia. Le segnalazioni sono state fatte. Sì, sì, sono state fatte. Decine, abbiamo fatto tante, ma nessuno. E noi ci facciamo i giardini. Noi abbiamo avviato il rapporto con la Coldiretti per mandare i trattori, e quindi hanno iniziato Municipio Nono, adesso li mandiamo. Municipio Nono credo l'abbiano quasi fatto. No, perché i dipartimenti sono... Non c'è abbandono, guarda. Mi lascia i contatti. C'è a Torbella Monaca, su 27.000 abitanti, torna a ripetere, ci sono 26.000 abitanti che si alzano per andare a portare da mangiare a casa e camminare a testa alta. Torbella Monaca non è delinquenza, Torbella Monaca è un quartiere che grazie a Dio ti offre metropolitana a due passi, i mezzi pubblici tutti vicini, perciò potrebbe essere, non dico il centro di Roma, ma quasi. Io mi auguro che voi mantenete le promesse. Mi auguro che mantenete le promesse. Ci vuole attento. Perdoni la mia agitazione. Sicuramente i cittadini hanno lanciato un messaggio molto chiaro. Noi avevamo chiaramente in programma di venire qui, ma questo è ulteriormente rafforzato dal fatto che comunque in mezzo alla gente si prendono le critiche anche quando ci sono, per esempio, ecco, il fatto che ci hanno denunciato, una signora sta qui dall'84, ha detto non ha mai visto nessuno, è sicuramente un dato importante da prendere, registrare e risolvere immediatamente.